Siamo nell'ultima ascesa, quella che porta qui a San Martino di Castrozza. Sono in quattro, rimasti in quattro i corridori. Inizialmente erano in cinque, poi Fait, lo sloveno, non ha tenuto, si è staccato. Intanto vediamo Kieserowski che della si è lanciato. Della Liga Gas Doimo si è gettata all'inseguimento per favorire i suoi compagni di squadra. Intanto, allora, i quattro che avete visto inquadrati prima sono Guillaume Bonafonda, quello che avete visto transitare per primo proprio sul Brocon, poi Pavel Brut del team Katusha, Jackson Rodriguez dell'Androni di Qui Giovanni e Celli della Ceramica Flaminia. Questi quattro. All'inseguimento di questi quattro ci sono Schillinger, Cannone, Zaug e Selvaggi. Poi Kieserowski si è lanciato in solitaria e con una grandissima azione sta cercando di riportarsi da solo sui battistrada. E dietro c'è un altro gruppetto composto da Bertolini, Pirazzi, Caruso, Chiarini e Golcher, Giordani e Clark, che sono a loro volta tallonati dal gruppo dei migliori, quello con Ricò, con Ivan Basso, con la maglia fucsia di leader della generale, Vinokurov. E questa è la notizia più importante, il gruppo ha recuperato tantissimo, potrebbe rientrare per la vittoria finale, il gruppo è ad appena un minuto a circa 5 km dall'arrivo, fanno parte del gruppo i corridori più forti, Vali, Avesse, Scarponi, Pardiglia, Pozzovivo, Serpa, Basso, Vinokurov, Ricco, purtroppo si è staccato Garzelli, uno dei grandi favoriti del Giro del Trentino, chiaramente 5 km infatti, chiaramente oggi sta accusando la fatica perché ieri ha fatto una grande performance, Stefano. Garzelli, secondo tempo. Che fosse lui il vincitore, una grande prova, penso che questo sforzo l'abbia pagato. E intanto abbiamo visto il cartello dei 5, ancora Kieserowski da solo in fuga. Ricordiamo che il gruppo che è stato per molti chilometri passivo ha ricevuto la scossa proprio dalla Ceramica Flaminia, che ha la squadra di Riccardo Ricò, che ha messo a tirare Gentili e Noè, il vecchietto ma che ancora tanto va e tanto dà al ciclismo, e quindi c'è stata l'impennata del gruppo che ha ridotto sensibilmente il vantaggio, perché a un certo punto Gigi sembrava che la fuga fosse matematico, che arrivasse in porto, e invece c'è stata questa escalation nel recupero da parte del gruppo che è a 1,30, 5 km dal traguardo. Ricordiamo che all'inizio dell'ascesa aveva più di 4 minuti. È proprio così, un finale a tavoletta da parte del gruppo, un recupero veramente grandissimo, e quindi io penso che possa ancora il gruppo fare qualcosa di importante, anche se c'è l'accordo tra i fuggitivi. Vediamo che il corridore più interessato è Rodriguez, il corridore dell'Androni Giocattoli di Qui Giovanni è andato molto forte oggi, ma gli altri li vedo molto molto affaticati. Tra l'altro stanno spingendo un rapporto lunghissimo, Kieserowski che sta cercando tutto per tutto per chiudere sui fuggitivi. E abbiamo visto Kieserowski partito, che è andato a prendere lo sloveno Fait, che faceva parte dei fuggitivi e che poi non ha tenuto più il ritmo dei primi quattro e quindi ha perso terreno. Grande questa azione di Kieserowski. Ricordiamo che nella fuga per tanti chilometri c'è stato un suo compagno di squadra, ovvero Oliver Zaug, lo svizzero. Sì, veramente una grande azione del corridore della Liquigas Doimo, quindi questo sarà un grande gregario per la squadra del prossimo Giro d'Italia. Adesso sta accusando un po' la fatica perché da solo ha dato l'impulso all'inseguimento per 20 km, anche se adesso è passato di nuovo in testa a condurre, sta guadagnando sui fuggitivi, il ritardo di Kieserowski è di 20 secondi a 4 km dall'arrivo. Intanto i quattro in fuga con il francese Bonafont Guillaume, che si volta, guarda Jackson Rodriguez, il componente della squadra di Gianni Savio, che Gianni Savio è andato a scovare tra le Ande come solitamente lui fa, pescando questo ottimo corridore che l'anno scorso si è elevato delle soddisfazioni alla Vuelta a Messico e anche al Giro di Portogallo. Sì, tra l'altro ha delle caratteristiche anomale perché è un corridore sudamericano, sono un po' tutti scalatori venezuelani, colombiani, 4 km all'arrivo, mentre Rodriguez va molto bene anche in molata. Allora, a 4 km dall'arrivo la situazione è questa: in testa vedete il quartetto, poi a 30 secondi c'è Kieserowski che ha rifilato 28 secondi a Fait negli ultimi 300 metri, quindi sloveno che è crollato, ecco qua Kieserowski all'inseguimento, e poi il gruppo
composto da 30 unità, tra cui ci sono i principali, escluso Garzelli, i principali protagonisti, che invece ha un ritardo di un minuto, quindi grandissimo recupero da parte del gruppo nell'ultimo chilometro. Simoni è dietro nel gruppo dei 30. Dei 30, ha visto che si è voltato Kieserlowski a controllare la situazione, è probabile che l'ammiraglia gli abbia comunicato che sta rivenendo fortissimo il gruppo. Bonfond parte, il francese, d'altronde aveva molto rallentato, probabilmente è stato avvisato del rinvenire del gruppo, e allora, malgrado abbia oltre 130 km di fuga nelle gambe, Guillaume Bonfond prova a non arrendersi, aumenta, vediamo che ricuce però su di lui Jackson Rodriguez. Ricordiamo che l'ascesa finale è di 14,5 km con una media di pendenza intorno al 7% e un punto massimo del 10% che però questi corridori hanno già superato. Intanto lo sforzo, la fatica sul volto del francese, grande protagonista di questa giornata, con dietro gli altri a tenere, a cercare di ricucire lo strappo dal francese. Grandissima fatica. Sì, non c'è più accordo da parte dei fuggitivi, tutti stanno pensando per vincere la tappa. Chiaramente Luca Celli è sempre passivo perché il gruppo con Riccardo Ricco adesso è a 45 secondi, quindi potrebbe rientrare tutto in gioco anche per la vittoria di tappa. Questo è un momento che sta favorendo sicuramente il gruppo dei migliori. Il gruppo dei migliori composto adesso non più da 8 corridori ma da 12, ci sono i migliori, tra ci sono aggiunti Baliani, Nose, Bisolti, Niemetz. Intanto Kieserlowski si guarda intorno e guarda in avanti, è nel limbo, nella terra di nessuno, da solo a fare fatica, continua a voltarsi ripetutamente. Intanto qua Celli si stacca, ricordiamo che la sua squadra con Riccardo Ricco è quella che sta facendo il forcing maggiore. Quando sono 3 km la situazione vede Kieserlowski a 27 secondi, quindi ha guadagnato soli 3 secondi nell'ultimo chilometro dai 4, e invece abbiamo poi il gruppo che ha guadagnato ulteriori 14 secondi, quindi il gruppo dei migliori a 46 secondi quando mancano 3.000 metri all'arrivo a San Martino di Castorza. Ecco qua passare, transitare Kieserlowski a 27 secondi di ritardo dai primi 4. E questo è un momento favorevole perché cominci a vedere l'ammiraglia e quindi il morale altissimo da parte di Kieserlowski, potrebbe essere il primo a chiudere mentre sta recuperando forte ancora il gruppo, è a 35 secondi, quindi un finale emozionante. Il gruppo composto da 12 corridori: Baliani, Nose, Bisolti, Niemetz, Frey, Valjavec, Scarponi, Pardiglia, Pozzovivo, Serpa, Basso, Vinogorov, Ricco. Tanto la fatica dei fuggitivi, sono partiti al 30° chilometro, ve lo ricordiamo, erano in 13 e sono rimasti in 4. Jackson Rodriguez, dovessero arrivare questi 4, sicuramente il favorito. Tra l'altro il gruppo ha avuto anche un notevole vantaggio prima che la ceramica Flaminia decidesse di mettersi in testa a tirare, e quindi si pensava anche Gigi, che è intanto Kieserlowski continua a guadagnare sui 4, quindi se guadagna Kieserlowski credo che dietro il gruppo faccia altrettanto nei confronti dei battistrada. Sicuramente, no, la tattica iniziale della ceramica Flaminia Bossini, la squadra di Marrone, di Roberto Marrone, secondo me ha corso bene, pensava che mandando in fuga due corridori della ceramica Flaminia Bossini toccasse all'altra squadra inseguire, invece le altre squadre non hanno inseguito né la Liquigas Doimo e né la Stana né l'Acqua e Sapone Caffè Mogampo, quindi è toccato all'ultimo la Liquigas Doimo ha mandato sicuramente Kieserlowski in ama scoperta proprio per favorire i suoi compagni, soprattutto Basso, ma ha tirato anche la ceramica Flaminia Bossini negli ultimi chilometri, e quindi la tappa è diventata emozionante proprio per questo, soprattutto con gregari importanti come Massimiliano Gentili e come Andrea Novè, il quale anche oggi si è superato, un corridore da esempio per i giovani, quarantenne, ma ha sempre svolto questa attività con la massima serietà, con la serietà
per fare un grande che ha dimostrato di essere un grande gregario in tutti questi anni. È veramente un corridore che secondo me meritava di partecipare nonostante i suoi 40 anni al Giro d'Italia di quest'anno. E intanto abbiamo visto Kieserlowski ha raggiunto i 4 fuggitivi, adesso si è posto in testa al gruppetto a fare l'andatura, intanto uno scorcio sulle pale di San Martino che caratterizzano, mentre invece qua vediamo il gruppo degli inseguitori. È proprio Andrea Noè. Degli inseguitori con davanti Noè a fare l'andatura, vedete Pozzovivo, tra l'altro facciamo i complimenti a Pozzovivo perché in settimana si è laureato in economia aziendale, bravissimo, e tra l'altro a Pozzovivo poi chiederemo anche un consiglio sul programma meteo che ci riserverà il tempo per venerdì, arrivo all'Alpe di Pampeago con condizioni meteo incerte. Pozzovivo che è un grande esperto amante di meteorologia. Sì, un grande esperto e soprattutto sta andando anche molto forte perché è un corridore che secondo me al Giro d'Italia sentiremo parlare di Domenico Pozzovivo, il corridore lugano della Colnago, quindi della squadra di Roberto Jackson. Di Roberto Reverberi. Jackson Rodriguez che sta perdendo terreno nei confronti dei 4 battistrada con Kieserlowski davanti a fare l'andatura. Dietro resiste Bonafon, poi c'è anche Celli e poi Pavel Brut. Ma la pedalata si è appesantita, stanno facendo una grandissima fatica, i fuggitivi sono in riserva di carburante e vedo anche molto appesantita la pedalata di Kieserlowski, mentre la pedalata del gruppo dei migliori adesso si è ancora infoltito di circa... di circa 25 corridori, stanno andando a doppia velocità. E ormai c'è anche il contatto visivo tra il gruppo dei migliori e i fuggitivi, con Kieserlowski che ancora va a rilanciare la propria azione sui pedali. Ma quando siamo ai 2 chilometri dall'arrivo di San Martino di Castrozza, il gruppo è quasi giunto a ghermire i 4 fuggitivi rimasti davanti. Ecco gruppo, qua, ecco il gruppo. Si vede, ormai è una questione di secondi, c'è lo scatto finale per andare a riprendere i 4 fuggitivi, grandissima comunque la corsa con Domenico Pozzovivo, il giovane capitano della Colnago, a fare l'andatura. Ecco qua, i 4, vediamo se qualcuno di questi 4 avrà ancora la forza di unirsi al gruppetto dei migliori. C'è Riccardo Riccò, c'è anche la maglia fucsia di Vinokurov, fa i primi, Serpa Perez, poi c'è anche Scarponi in questo gruppo, Ivan Basso, insomma ci sono tutti i migliori della classifica, con Pozzovivo a fare l'andatura, a ruota Riccardo Riccò, Vinokurov in terza posizione, riconoscibile per la maglia, bella questa azione da parte di Domenico Pozzovivo che adesso si sposta con Riccò che studia gli avversari, un momento di surplus quando transitano all'ultimo chilometro e allora parte Alexander Vinokurov, lui che è leader della generale, e intanto sta arrivando il gruppetto che si è staccato dietro e intanto qua l'immagine stacca di nuovo con Riccardo Riccò che sceglie una parte della carreggiata diversa dagli altri, Domenico Pozzovivo, si stanno studiando, c'è anche Michele Scarponi in questo gruppetto, c'è anche Ivan Basso, è Vinokurov, ecco, che, Vinokurov parte. Che parte, si mette alla sua ruota Pozzovivo, poi Riccò, poi dietro Ivan Basso con anche Scarponi e Pardia, ecco proprio Michele Scarponi che sembra aver perso qualche metro, intanto davanti c'è Riccò a guadagnare qualcosa nei confronti. Pozzovivo in testa con Riccò a ruota. Vinokurov davanti e Riccò in seconda posizione con Pozzovivo che si sta facendo superare da Ivan Basso. Curva e noi siamo proprio in fondo con qui inquadrato Michele Scarponi. Un po' appesantito. Sembra lontano una 15ina di metri mentre davanti sembrano aver ancora rallentato in vista dell'ultima rampa. Ormai ci sarà curva e controcurva, siamo già transitati nel centro di San Martino di Castrozza, 300 metri e qua si giocherà questa tappa, è partito Riccardo Riccò davanti a Vinokurov, il modenese, terzo Ivan Basso, qualche metro indietro c'è Pozzovivo con Riccò,
di potenza. Riccardo Ricò, Vinokurov sembrano riuscire a rinvenire su di lui. Riccardo Ricò a braccia levate, vince lui la seconda tappa del Giro del Trentino davanti a Vinokurov e Ivan Basso. Grandissima azione di potenza di Ricò, terza Niemez. Vittoria dell'anno per lui. Qua intanto l'arrivo di Niemez. Ha vinto la Gilbert, quindi in grandissima condizione, un corridore ritrovato. Ci teneva tantissimo Riccardo Ricò a confrontarsi con i ciclisti. Intanto arriva anche Gilberto Simoni sul traguardo. Qua rivediamo il replay della volata. È partito in testa ai 300 metri Riccardo Ricò, non ce n'è stato più né per Vinokurov né per Ivan Basso. Ha avuto il tempo di alzare il pugno al cielo. Riccardo Ricò correva con una bici totalmente nuova, si è fatto serigrafare un cobra sul telaio della sua bicicletta con proprio la testa del serpente sul mozzo del manubrio. Ecco qua lo splendido arrivo di Riccardo Ricò. Terza vittoria per lui in questa stagione dopo il rientro. E in virtù del risultato di oggi la classifica: primo Vinokurov, secondo Riccardo Ricò a 26 secondi, terzo Ivan Basso a 37 secondi. Quindi è tutto rimandato alla tappa di venerdì, che sarà una tappa emozionante. Intanto arriva Gilberto Simoni, Simoni che ha già detto che festeggerà il suo fine carriera dopo l'ultima tappa di Verona. Farà una grande cena con tutta la Lampre per festeggiare la sua carriera.